cosa hanno in comune queste grandi opere? Sono tutte frutto dell'ingegno e del lavoro dell'uomo. E tutte quante hanno un'anima in comune: il cemento. Il cemento è il materiale perfetto per i nostri bisogni quotidiani. È alla base della costruzione della casa dove abitiamo, delle scuole che frequentiamo, dell'ospedale in cui siamo nati e ancora di uffici, negozi, centri sportivi, infrastrutture e di tutte le strutture delle nostre città. Ma come si produce il cemento? Il cemento nasce dalla roccia delle montagne, che si trasforma grazie al lavoro dell'uomo. Dalle montagne si estraggono materie prime naturali dalle caratteristiche uniche. Una volta raccolte, utilizzando grandi camion speciali, i dumper, vengono caricate su un nastro trasportatore e poi finemente macinate in grandi depositi per essere trasformate in una sorta di farina, molto fine. La farina parte per un nuovo viaggio all'interno di un forno che, ruotando molto lentamente, la cuoce a una temperatura di 1450 gradi. I minerali contenuti nelle materie prime in questo modo si aggregano e si trasformano. Tutto il processo è gestito da tecnici specializzati che controllano la produzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza. Anche gli aspetti ambientali del ciclo produttivo sono costantemente monitorati e rispettano ampiamente i limiti di legge. Grazie alle migliori tecnologie disponibili, siamo in grado di ridurre l'impatto ambientale della nostra produzione ed essere sempre all'avanguardia. Ma continuiamo il nostro viaggio e torniamo al forno. Dalla cottura si ottengono tante piccole sfere, chiamate clinker, un minerale artificiale che è il componente principale del cemento. Il clinker viene poi macinato in un apposito mulino con gesso. Sì, proprio il gesso con cui si scrive alla lavagna e altri materiali. Così si creano diversi tipi di cemento per varie applicazioni. Il cemento, infatti, può avere diverse caratteristiche. A seconda della ricetta, nascono cementi con proprietà speciali come forza, resistenza meccanica agli agenti inquinanti, all'acqua o agli acidi, o i cementi che catturano lo smog. Tutti i nostri cementi hanno un certificato di conformità europea e sono sottoposti ad accurati controlli nei nostri laboratori. Se il cemento è la farina, il calcestruzzo è l'impasto con cui si realizzano le opere. Il calcestruzzo, infatti, viene prodotto con cemento, acqua e materiali inerti, come sabbia e ghiaia naturali. Il calcestruzzo è il materiale maggiormente usato nel mondo delle costruzioni. Un vero e proprio materiale da record. La sua versatilità e resistenza nel tempo, infatti, permettono di costruire case, edifici e strutture di ogni tipo, arrivando anche a realizzazioni straordinarie per dimensioni. Per Italcementi, il cemento e il calcestruzzo, oltre a sostenere le opere, devono essere anche sostenibili per il pianeta. Per questo investiamo molte risorse per far sì che la loro produzione abbia un ridotto impatto sull'ambiente. Come? Ad esempio, tutelando e valorizzando la biodiversità nelle cave, oppure alimentando i nostri forni con combustibili sostenibili, che si producono dalla lavorazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, o ancora trasformando materiali provenienti da altri settori industriali in risorse molto utili per i nostri cementi. Soprattutto, anche il calcestruzzo è riciclabile. Le macerie delle case e dei palazzi possono rinascere sotto forma di sabbia e ghiaia da riutilizzare nel ciclo di produzione del calcestruzzo e trasformarsi in altre opere utili all'uomo. Questo è un esempio di cosa significhi economia circolare. Qualcosa che oggi viene scartato può essere riutilizzato. Un cerchio di costruzione e sostenibilità. Sempre avendo al centro l'uomo, con i suoi bisogni e le sue esigenze. Quindi, ciascuno di noi.